suona un po' strano. E poi evidentemente tutto ciò che concerne le vie del mercato, con il caso Milik che ancora scuote, andrà o no al Tottenham, e Koulibaly andrà o no al Paris Saint-Germain, anche perché le cessioni del Napoli sembrano essere un po' le ultime, no? A dare un po' di senso ad un mercato che davvero rischia di essere fragile di notizie. E poi c'è Allegri che potrebbe essere pronto a dire sì alla Roma, vediamo se sarà una trattativa che di fatto andrà in porto. Chissà se ha imparato a masticare lo spagnolo Umberto Chiariello. Umbi, buongiorno. Posso masticare il riso stracchino e pesto, riso con parmigiano, stracchino, quello sì, con parmigiano. Beh, eh sì, quello meraviglioso. È bene, meraviglioso, meraviglioso. E io lo spagnolo lo mastico come Suarez mastica l'italiano. Possiamo dire che parli quindi, meglio tu. Quindi se acchiappolo Chiellini gli do un bozzico da paura. Suarez si è commosso, Suarez ha pianto al suo addio al Barcellona. Dopo sei anni. Nove anni. Sei di successi, diciamo così. Nove anni di Barcellona, insomma, ha vinto tutto a Barcellona, con Messi a una delle coppie più importanti della storia, record di gol, di tutto, insomma. È chiaro che la rifondazione del Barcellona non è indolore. Vidal è stato salutato con grande affetto, lui molto di più perché era una colonna storica. Poi in tutto questo il poverino è stato precipitato in una situazione come cavolo a merenda, si è prestato ovviamente quindi alle sue colpe, ma la situazione ha dei contorni estremamente oscuri, perché da tutti i punti di vista ci sono delle cose che sono poco chiare. Anche a difesa della Juve, non solo contro la Juve. Quindi è una situazione che va ancora ben analizzata, ragionata, verificata. Sì, perché ci sono troppi punti oscuri. Per esempio, la Juventus, che vantaggio ne aveva da questa situazione, sapendo che non avrebbe fatto a tempo per il 5 ottobre ad avere il passaporto? Sta venendo fuori il nome di Paratici nelle intercettazioni. Sì, ma noi Paratici, attenzione, fatto da altri, però la sua intercettazione diretta non esiste. Allora, sono il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia ha detto che c'è stata una telefonata cordiale di Paratici, sì, ma dopo Olivieri, che l'esame è stato fatto. Sì, dopo che l'esame è stato fatto. Comunque, l'intercettazione di Paratici non c'è. Che la Juve abbia organizzato l'esame di Suarez è provato. La telefonata dell'avvocato turco è agli atti. Che ci possa essere stato un interessamento di Paratici, sì, però la Juve aveva mollato la pista Suarez 3 giorni prima dell'esame, probabilmente 3 giorni prima, e comunque Paratici aveva dichiarato che non avrebbero mai fatto a tempo con lui. Quindi non ho capito tutta sta fretta, anche perché l'esame è stato fatto 5 giorni prima degli esami già fissati per gli altri, a lui e altre 3 persone, una sessione speciale fatta apposta per loro. Che ci sia stato l'intervento della Juventus per far fare l'esame a Suarez è 100% accertato. Che la Juve abbia chiesto di chiudere un occhio, farlo passare, questo non è affatto accertato. Poi c'è chi pensa che sia nella logica delle cose, insomma, dire vi mandiamo Suarez, fatelo passare, anche senza dirlo. C'è addirittura chi ipotizza la corruzione, perché dire lo scambio esiste non solo in moneta ma in vantaggi generici. Comunque c'è chi dice che c'è l'articolo 32,7 che sta venendo fuori nel codice di giustizia sportiva, che inguaglierebbe la Juventus in ogni caso. Insomma, sono tante le cose che sono in ballo, ma la cosa che non ha risposta, anzi le cose che non hanno risposta sono due, e sono domande banali che farebbero i bambini, che non sono quelli che hanno paura delle cose. La prima: perché la Juventus ha fatto sostenere l'esame a Suarez sapendo, perché lo sapeva, che non parlava italiano a livello di B1, ma al massimo spiccicava qualche parola all'infinito, qualche verbo all'infinito, qualche parola italiano, come noi possiamo parlare un sommarissimo spagnolo non degno certo di un esame serio che dura in genere 2 ore. Allora, perché lo ha fatto? Questa è la domanda. E se l'ha fatto, ha ritenuto che ci sarebbe stato un favoritismo, altrimenti non l'avrebbe fatto fare?
implicitamente o esplicitamente? Ecco. La seconda domanda è, ma perché si è interessata e ha promosso questa operazione sapendo che Suarez non avrebbe mai fatto a tempo a prendere il passaporto e anzi avendolo già mollato per Zeko? Sono troppi i punti oscuri in un senso e nell'altro. Allora, andiamo su un altro tema che da tanto tempo tocchiamo, rubiamo davvero qualche minuto, perché sono giornate particolarmente intense per tutti, ad Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport, che torna a trovarci. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio a tutti. L'obiettivo del governo è la capienza degli stadi fino al 25%. E poi giù di schemini, vado a fare il caso del San Paolo. Se passa la linea, e ci direi tu quando potrebbe passare la linea, il San Paolo potrebbe tornare ad ospitare fino a 14.000 persone, l'Olimpico 18.174, il San Siro 19.568, parlo anche dell'altra squadra campana, il Benevento, lo stadio Ciro Vigorito potrebbe tornare ad ospitare 4.216 persone. Peggio di tutti è messo ovviamente lo Spezia, che col picco potrebbe tornare ad ospitare solo 2.584 persone. Andrea, come stanno le cose? Quando potrebbe passare questa linea, nonostante, aggiungo io, il CTS? Ma guarda, oggi c'è un incontro importante tra le regioni in cui verrà varato questo nuovo protocollo per la riapertura non solo degli stadi di Serie A ma di tutti gli impianti sportivi, e mi riferisco naturalmente anche ai palazzetti, mi riferisco a tutti gli impianti dove vengano svolte manifestazioni sportive a livello professionistico e non. La tappa successiva è della giornata di domani, perché questo nuovo protocollo è stato tra virgolette benedetto dal ministro dello sport Spadafora, che lo sosterrà con forza di fronte al CTS. Se nella riunione di domani della CTS questo nuovo protocollo sarà ritenuto valido, chiaramente il CTS darà un parere favorevole e a quel punto sarà corsa contro il tempo da parte del ministro, ma più in generale da parte del governo, per trovare uno strumento legislativo necessario per variare il DPCM in vigore fino al prossimo 7 ottobre e consentire l'afflusso degli spettatori negli impianti, ripeto, stadi e palazzetti, già per il weekend del 3-4 ottobre. Se questa cosa non fosse possibile, invece dovrebbe aspettare il weekend successivo, ma che quello dove c'è l'impegno della nazionale. E questa è una buona notizia anche per la nazionale, anche se lì bisogna vedere quali saranno le decisioni della UEFA, perché lì sono competizioni. Certo, portare UEFA, spettatori a Bergamo sarebbe poi un segnale estremamente simbolico. Esatto. Umberto? Finalmente Spadafora sta scegliendo una linea movimentista giusta, perché è il momento di darsi una mossa. Ma attenzione, ho detto nonostante il CTS, no, nonostante il Covid. Tu ricordati che in Campania da oggi c'è un'ordinanza del governatore De Luca, è vero, che obbliga a uscire con la mascherina tutto il giorno. Siamo tornati ai livelli pre-lockdown, mascherina tutto il giorno. È in un momento in cui la Campania, che sono quasi 6 milioni di abitanti, il suo governatore decide una cosa del genere nel momento in cui ha rimandato l'apertura delle scuole, come fai a parlare di apertura degli stadi al 25%? È un atto coraggioso, certo, che secondo me va fatto, però stride con quello che sta accadendo adesso. Purtroppo le cose non stanno andando bene e questo lo dobbiamo tenere da conto. Andrea, per chiudere, quanto incide questa recrudescenza di Covid sulla possibilità di riportare questo 25% negli stadi? Perché CTS potrebbe mettere, tra virgolette, bastoni tra le ruote, dico, ma facendo quello che loro ritengono una cosa esatta. Ragazzi, quanto incide, io sinceramente non lo so. Mi sembra che ci sia, non voglio dire per la prima volta, ma diciamo comunque stavolta in maniera molto decisa, l'appoggio del ministro dello sport Spadafora a questo
nuovo protocollo. Poi ripeto, si parla di cifra di massimo 25%, non è che è automatico che tutti gli stadi vanno al 25% della capienza, perché per arrivare al 25% della capienza devono essere rispettate alcune norme sugli ingressi, sulle uscite, su come raggiungere l'impianto, su soprattutto la divisione all'interno dello stadio, degli spalti in determinati settori, che sinceramente non conosco nel dettaglio, perché bisognerebbe aver letto questo nuovo protocollo, che è, sottolineiamo, diverso da quello che aveva preparato la Lega di Serie A a luglio, quindi ha una concezione diversa. Quindi le variabili ci sono. Noi come paese siamo anche più fortunati rispetto a paesi vicini, naturalmente il riferimento è quella della Francia, dove se da noi i dati non sono positivi, o comunque non sono più positivi come erano stati fino a un certo punto a fine luglio, a agosto, quando si contavano poche centinaia di contagi, adesso sono almeno triplicati, se non di più. Quindi in Francia stanno peggio, ma siamo in autunno, la stagione purtroppo non dà neppure una mano, e quindi mi immagino che la scelta del CTS sia improntata alla prudenza. Vediamo se questo protocollo che è stato varato adesso rispetterà i criteri che il CTS vuole, quindi se gli stadi saranno aperti un po' di più rispetto ai 1000 spettatori attuali. Ciao Andrea, grazie. Grazie, buona giornata. Un saluto ad Andrea Ramazzotti. La situazione degli stadi è questa. Ovviamente noi cercheremo di monitorare il ritorno del calcio, non è in discussione. Ieri ci raccontava ottimamente il professor Gianni Nanni della consulta medico-scientifica della FIGC che neppure la singola partita di campionato è in discussione, che neppure il campionato è in discussione. È ovvio che per dovere di cronaca bisogna riportare tutte le parole. Zingaretti, presidente della Regione Lazio: olimpico riaperto per 25.000 persone o anche per 20.000, lo escludo. Anzi, Zingaretti aggiunge: non lo dite nemmeno per scherzo. Quindi i presidenti di regione sono abbastanza preoccupati. Chiariello, ti fa piacere salutare Luca Telese, sì o no? Tantissimo. Ecco, Luca, buongiorno. Oh, meno male. Sento l'ho inserito nella lista degli under, credo che sia un 97. Luca under è come Diawara, no? L'hanno inserito per sbaglio nella lista degli under. Under 97 anni, non under class. Sì, ma questi errori si fanno manco nei dilettanti, dai Luca, ma che roba è? È inspiegabile, ma che la società è in mezzo a un terremoto, ha appena fatto tutto il rito lacrimale per salutare Dzeko, poi lo tengono. Mi sembra c'è una grossa difficoltà a Roma in questa transizione, anche se mi pare che Friedkin, ora errori a parte, abbia l'idea giusta, cioè ridimensionare, che in fondo è quello che dovrebbe fare tutta la Serie A. Ridimensionare. Il ritorno di Totti, di Totti come direttore della tecnica. Il ritorno di Totti è come aspettando Godot, tutti ne parlano ma non accade mai. E non vedo ancora la condizione di un terreno solido perché lui possa tornare. E poi c'è comunque il problema che dovrebbe lasciare la sua attività, cosa che penso che farebbe, perché altrimenti sarebbe in conflitto di interessi. E beh, per forza, non può continuare a fare il procuratore. Hola, Chico. Ecco. Hola, Chico. Tu hablas español? Come parli? Spagnol? B1. Level B1? Level B1. Com'è il tuo level de español? Io coniugo i verbi all'infinito. Come Leopardo. Luca, che ne pensi di questa storia? È una vergogna oscena, e trovo ancora più interessanti da osservare, se ne arrabbieranno tra quelli che ci ascoltano, ma pazienza, e questi i simpatici tifosi della Juve che dicono: ma perché noi cosa c'entriamo? E non lo so, dimmi tu, il giocatore dove vieni là
l'esame era patrocinato da un avvocato della Juve, il committente era Paradici, il professore dell'università, cioè io ho un forte rapporto con la Juve, mi raccomando, il professore deve esaminare, ma che dovete fare? Dove dovete andare? Veramente vergognoso. Ma davvero vergognoso. Ma davvero vergognoso, c'è una roba pazzesca. Juve, secondo te, pagherà qualcosa pensa da questa situazione? Pensa se fosse accaduto a chiunque altro. Pensa se fosse accaduto a un politico che raccomandava il figlio o la nuora. Pensa che cosa avremmo fatto. Avremmo strascinato per i capelli, lapidato in pubblica piazza, chiesto le dimissioni. E invece sono qua e via. Luca, ripercussioni dal punto di vista giuridico per la Juventus ce ne saranno? Come finisce questa storia secondo te? Tu che segui anche tante vicende di cronaca. C'è una sorta di compromesso italiano per cui li hanno beccati tutti con le mani a marmellata, ma per ora non ci sono indagini sugli uomini legati o direttamente persone della Juventus. Però mi sembra anche un compromesso, cioè non so quanto possa durare, è un po' come dire noi stiamo facendo il nostro lavoro, non è un'indagine contro la Juve e poi vedremo che succede, ma qualcosa accadrà, o questa indagine va avanti o non va, cioè, ecco. Cioè alcune delle cose intercettate sono inequivocabili, cioè c'è davvero poco da fare. Davvero inequivocabili. Umberto, un'ultima, dai che salutiamo Luca. Credo di poter dire che ci sono due domande in evase, io le faccio ripetutamente perché vedo poi l'atteggiamento delle persone che si imbarazza tanto di fronte alle domande che fa un bambino. Allora, il vecchio bambino che in me è molto remoto di 8-10 anni guarda questa situazione e domanda: ma perché la Juve organizza l'esame a Suarez sapendo che non conosce l'italiano? Domanda seconda: perché la Juve fa fare questo esame a Suarez sapendo che non farà mai in tempo a prendere il passaporto? Luca, questa è una bella domanda. Cioè l'esame lo fanno fare perché, come stando a quello che dice il rettore, io sono della Juve, un buon rapporto con la società, quindi pensavano che lo superassi. E invece se tu pensi che loro fossero convinti che il passaporto non sarebbe arrivato, e questo non complica un po' le cose, potrebbe, allora vuol dire che loro non, che cosa vuoi dire? Ecco, vabbè, comunque vedremo. Luca, grazie ovviamente per essere stato con noi. Ciao. Un saluto a Luca Telese. Allora, pochi secondi, stop and go e ripartiamo. Dalle intercettazioni, da quello che si legge stamattina sui più autorevoli quotidiani italiani sportivi, e no, se ne occupa il Corriere della Sera, se ne occupa Repubblica, se ne occupa anche e tanto Gazzetta, viene fuori appunto il nome di Paratici. È con noi la firma della Gazzetta che ha curato il pezzo legato proprio alla possibilità di capire che cosa c'entra il direttore sportivo della Juventus con questa vicenda, ovvero Valerio Piccioni. Valerio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E grazie ovviamente Valerio per aver accettato il nostro invito. Umberto, subito una tua considerazione con Valerio, da attento lettore di Gazzetta qual sei, così che possiamo introdurre subito l'argomento. Prego Umberto. La new entry di giornata è il coinvolgimento del nome di Paratici, anche se in via indiretta e non diretta. Cosa c'è di fondato su questo coinvolgimento? Ma io direi che bisogna stare ai fatti, insomma, in questo momento diciamo che si tratta di alcune persone che conversano tra loro intercettate, e sostanzialmente è una persona che dice: guarda che la Juve è stretta, ho parlato con Paratici, oppure non è questa l'espressione, ma comunque cita il dirigente della Juventus. Quindi in questo momento diciamo che, stando a quello che è conclamato, il coinvolgimento sarebbe un coinvolgimento molto generico,
c'è poi un secondo pezzo che è la telefonata di cui ha parlato il rettore, cioè il cosiddetto intermediario, il rettore dell'università statale, la telefonata di ringraziamento, di cortesia di Paratici relativa al fatto che poi l'esame si è svolto regolarmente, che l'entourage del giocatore, questo dice, questa ricostruzione raccolta dal Corriere della Sera, dice tutto a posto, sono rimasti soddisfatti, eccetera. Quindi diciamo che in questo momento è un po' poco, tanto che gli stessi magistrati non hanno ritenuto che questo possa essere una pressione, una forma di pressione. Naturalmente poi qui c'è un elemento, un quadro penale, e poi c'è un elemento di un quadro sportivo. Noi sappiamo che la giustizia sportiva punisce dei comportamenti, per esempio, che la giustizia penale non punisce. Però al momento attuale, ecco, diciamo che in realtà il coinvolgimento della Juventus è più un pensiero, come dire, una deduzione, che un qualcosa che viene fuori dai fatti di cui siamo venuti a conoscenza, insomma, e che più o meno sono stati anche confermati dagli stessi investigatori. Perché poi c'è questa intercettazione, il rettore chiama Paratici e poi dice: da Torino hanno fretta. Umberto, com'è la domanda che vai ripetendo da tempo sulla questione perché questo esame? Perché alla luce di queste parole si comprova, no, quello che tu chiedi. Io faccio due domande che sono di una semplicità estrema, ripeto, sono domande che farebbero anche i bambini, anzi soprattutto i bambini che non hanno la struttura mentale complessa che hanno gli adulti e non hanno manco le paure e le reticenze degli adulti. Ma perché la Juventus si prodiga e organizza un esame, e questo è provato, non è da provare, per un calciatore che non conosce l'italiano, sapendo che deve superare un B1? Corollario: forse perché crede nella benevolenza degli esaminatori, in via esplicita o implicita, questo lo aggiungo io. Seconda domanda: ma perché lo fa, sapendo che non farà mai a tempo ad avere il passaporto e che anzi dopo pochi giorni lo molla completamente? Però si preoccupa di fargli fare l'esame, si preoccupa di farlo uscire dalla porta secondaria perché altrimenti dovrebbe parlare in italiano e verrebbe giù il finimondo e compagnia bella. Cioè, perché questo, sapendo che quello non conosce l'italiano e che non avrebbe mai avuto il passaporto in tempo? Valerio. Sì, ti confesso che non ho capito tutto, perché diciamo non si sentiva benissimo. Comunque, diciamo, tu riassumo facile. Perché la Juve organizza l'esame a uno che sa che non parla italiano? Cioè, io mi prodigo a far prendere la patente a uno che deve fare il camionista perché mi serve un autista, ma so che questo non sa guidare, che lo faccio a fare? Non sa mettere nemmeno le mani sul volante. Perché? Sì, la domanda è legittima. Diciamo che ci sono sostanzialmente due letture di questa storia. Allora, diciamo, una lettura è una lettura che non dobbiamo, secondo me, dimenticare, ignorare e derubricare soltanto, come dire, nell'area calcistica questa storia. Cioè, noi dobbiamo intanto dire che questa storia, al di là del suo esito giudiziario, dimostra che c'è un'odiosa differenza di considerazione tra un comune mortale che deve effettuare un esame di italiano propedeutico al raggiungimento della cittadinanza, e che quindi deve fare tutta una serie, percorrere tutta una serie di tappe per arrivare al traguardo, e un giocatore di calcio di grande livello che può evidentemente beneficiare di un altro tipo di percorsi. Questa mi sembra una realtà che, al di là dell'esito giudiziario, sia una realtà odiosa, che come prima cosa ci deve portare a riflettere sulle norme attuali che regolano il conseguimento della cittadinanza e dare maggiore considerazione a quelle che sono altre storie. Proprio oggi sul Messaggero si raccontava l'ennesima puntata di questa storia del tam-tam di Castelvolturno, questa squadra di basket che, fatta di persone, di ragazzi che vanno regolarmente a scuola, peraltro con ottimi risultati, ma che
dal punto di vista cestistico non sono italiani e quindi non possono giocare il campionato d'eccellenza. Ecco, quindi diciamo non dimentichiamo questo pezzo di storia. Dopodiché c'è evidentemente la curiosità giornalistica, calcistica, umana, del coinvolgimento di una grande società come la Juventus nella storia. Allora, io penso che grossomodo noi abbiamo due tipi di situazioni. Una è l'idea di una pressione, diciamo così, ambientale, che per ora i magistrati in termini penali non hanno riconosciuto e non hanno riprovato, non iscrivendo nessuno al registro degli indagati di Juventino. Però un qualcosa, no? Questo famoso scambio trattativa che pure viene negata dall'avvocato che ha gestito questa parte. Posso interrompere un attimo? C'è qualcosa che non mi torna. Io leggo che la preside, il rettore dell'università, è indagata per corruzione, ma se c'è un corrotto ci deve essere un corruttore. E allora se c'è l'indagine per corruzione, chi è il corruttore? Ecco. E infatti questa è una domanda legittima, assolutamente. E questa è una domanda, faccio tutte domande legittime, ma non tengo mai risposte però. Perché non ci sono. Sì, noi diciamo ci sono delle strategie giudiziarie, dei percorsi giudiziari e quindi su con questi i magistrati PN lavorano. Ecco, quindi adesso non è la prima volta che c'è un'ipotesi di concorso in corruzione, ma non viene... non c'è un avviso di garanzia anche per il corruttore o presunto tale, quindi non sono anche delle situazioni. Però diciamo che nel momento in cui si parla di vantaggi futuri, di accordi, di giocatori che potrebbero venire lì anche dopo Suarez, c'è una ipotesi che chiaramente questo tipo di contesto abbia provocato una violazione dei propri doveri di ufficio da parte di un pubblico ufficiale, perché naturalmente nel momento in cui devi certificare che Suarez abbia la conoscenza della lingua italiana, tu sei un pubblico ufficiale a tutti gli effetti. Quindi questo è di più, gli hanno passato le domande, è di più, gli hanno anche concordato l'esame. Sì, quelli però sono gli altri reati, sono tre reati, no? Siamo in presenza di tre ipotesi di reato: falsificazione, relazione di segreto d'ufficio e concorso in corruzione. Questi sono tre reati che vengono contestati in questo momento, poi ad alcuni indagati ne vengono contestati alcuni, ad altri. Detto questo, quindi detto che questa ipotesi, che c'è questo punto interrogativo, però guardate, io adesso non vorrei fare l'ingenuo, ma dal tipo di risposte, di post su Facebook, di modi di dialogare, a me sembra anche possibile veramente che in quest'Italia un contesto di decadenza possa produrre il fatto che arriva lì il grande calciatore, il padre eterno, e tu gli metti tutti i tappeti rossi del caso e pensando e facendo di un film tutto tuo, naturalmente violando quelli che sono i tuoi doveri, però senza dietro una impalcatura, diciamo una specie di... Ti posso dire che ti do quasi ragione, Umberto, però dobbiamo chiudere Umberto. Vado a chiudere, sì. Quello che tu stai dicendo è un po' quello che penso anche io, però un po' meno, perché chi ha chiesto di fare l'esame, pur senza corrompere nessuno, perché per me il reato di corruzione non esiste, credo che decadrà facilmente, ha molto giocato sul fatto di ottenere la totale condiscendenza degli interlocutori dell'università, senza neanche bisogno di chiederla. Questo è quello che io penso. Beh, vabbè, comunque, vedremo. Valerio, ci prenderemo la possibilità, col tuo permesso, di tornare a contattarti per continuare a parlare della vicenda. Certo, buon grazie. Lavoro per tutto. Grazie a Valerio Piccioni della Gazzetta dello Sport. Pochi secondi, informazioni sul traffico e torniamo. E allora subito parola ad Umberto Chiariello. L'Edito Nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello.
Umberto, ci sei? Dobbiamo, mi sa, andare a ripristinare il collegamento con Umberto, lo facciamo subito. Allora, nel frattempo che ripristiniamo il collegamento con Umberto, passiamo anche avanti con quelli che sono i nostri prossimi ospiti e quella che è la nostra, ovviamente, la nostra scaletta. Allora, io vado a riepilogare quelle che sono le principali notizie del giorno, anche perché ovviamente c'è la bufera su Suarez con il rettore dell'Università per Stranieri di Perugia, non l'Università di Perugia, l'Università per Stranieri di Perugia, che naturalmente potrebbe essere tenuto poi a lasciare. Parla del coinvolgimento di Paratici, ne parlano tutti i giornali. Suarez in lacrime alla conferenza stampa d'addio al Barcellona dice che sono state dette tante bugie, però lo dice in spagnolo, quindi ci sia passata la battuta anche piuttosto facile. E poi ovviamente il mercato negli ultimi giorni, ma ci sono anche le designazioni per questa giornata di campionato, quindi ci sono gli arbitri per quella che sarà la giornata che si giocherà per intero, non come la prima dove si sono giocate 7 partite su 10. E allora andiamo a vedere i big match, perché Cagliari-Lazio è affidata a Massa con Chiffi al VAR, il Milan sarà arbitrato a Crotone da Pairetto con Mariani al VAR, Inter-Fiorentina sabato alle 20:45, questa sì che è una bella partita, Calvarese con Giacomelli al VAR, Napoli-Genoa sarà arbitrata da Sacchi con la penna al VAR, il big match Roma-Juventus, l'ultima di Fonseca, forse sulla panchina della Roma, da Di Bello con Nasca al VAR, e poi andiamo a vedere semplicemente l'altra campana, Sampdoria-Benevento sarà abitata da Dionisi con Doveri al VAR. Siamo pronti per... Umberto, ci sei? Chiarello? Ma voi mi fate gli scherzetti, mi fate... E allora, basta fare gli scherzi a Chiarello, facciamo, le dito nuovo che è meglio. Senza sigla, anche perché è già andato. Parto, subito. Io veramente continuo a essere perplesso. A chiunque, tranne, mi chiedo a Teresa qualche risposta mi arriva, cioè a quelli che sono fuori dal mondo del calcio è facile ragionare e argomentare, quelli del mondo del calcio sono terrorizzati di mettersi contro mamma Juve, madame la Juventus, e non ti rispondono, ti dicono bella domanda. E ma vuoi rispondere o no? Allora la domanda la faccio io a voi, popolo in ascolto. Che cacchio lo manda a fa uno a fare un esame se so che non capisce una parola d'italiano? Ah, perché penso che lo fanno passare perché si chiama Suarez e che quindi abbia diritto alla benevolenza? B, perché lo chiedo implicitamente? C, perché vi siete guadagnati il favore della grande Juventus? D, me ne strafotto, io lo mando e succeda quel che succeda? Ma in questo caso perché ce lo mando? Che è l'unico caso in cui non c'è ipotesi di reato. B, domanda numero 2. Ma se io sto virando su Zeco, ma se io ho coscienza che sto Cristiano il passaporto non ce l'avrà, ma perché mi devo mettere di mezzo? Che interesse ho? Manco questo si spiega. Perché la Juve che interesse aveva a far fare esame a questo se poi non lo poteva prendere, non l'avrebbe preso, tant'è vero che poi non l'ha più trattato. Qui il reato non c'è per un motivo di fondo. Immaginate se domenica avesse giocato Suarez con la Juve, avesse segnato e fosse uscito sto casino infinito sul suo esame. Altro che passaporto di Recoba, sarebbe successo l'ira di Dio. Ma lui non è stato mai tesserato. Quindi il reato di fatto non si è consumato. Ma la Juve ha partecipato a un esame falso? O ha semplicemente istradato un esame che sapeva che non aveva senso? Ma perché farlo? Soprattutto sapendo che non avrebbero mai fatto a tempo. Sono domande semplici, ma inevase. Ma è da queste che bisogna partire. Un qualunque inquirente, un qualunque lettore di gialli. In America si dice che uno va condannato oltre ogni ragionevole dubbio. Qua i dubbi sono tanti e infiniti. Moralmente la Juve esce a pezzi questa storia, ma mica è la prima volta. Calciopoli non è che è passata da millenni, La retrocessione in Serie B
che doveva essere in C, non è una roba antica, voglio dire antica antica, ma oggi è ancora tra i viventi beato lui, e che campi altri 100 anni. Eppure pare sempre, c'è una frase tipica, i difensori della Juve, che sono tanti in servizio e mente effettivo, la giustizia orologeria, perché se esce il nome della Juve fa scalpore, se era Pinco Pallo non se ne sarebbe proprio parlato. E devo ricordare cosa disse il professor Sandulli, presidente della Corte d'Appello della Lega, della Federazione Italiana Gioco Calcio, che se Conte non fosse stato l'allenatore della Juve l'avrebbero squalificato altro che a 6 mesi, e questo suscitò un vespaio di polemiche, ma Sandulli non l'ha mai ritrattata. La Juve ha l'obbligo di organizzare una conferenza stampa e spiegare la sua totale estraneità ai fatti, perché ha un dovere morale verso gli azionisti, verso i tifosi, verso il calcio italiano e mondiale. L'articolo 32,7, non si può eludere. Chiunque collabora a una cittadinanza di cui non si ha diritto viene meno ai principi di realtà sportiva, detto in soldoni, se no lo leggo ma non serve a niente, questo è il significato. Allora, chiudiamo da dove abbiamo cominciato, il cerchio si chiude. Se chi non sa parlare italiano e manca napoletano, che senso ha fargli fare l'esame se non pensando di avere un favore? Fin qui le tue riflessioni, hai sollevato un tema, anzi hai parlato di calciopoli. Proveremo dopo un piccolissimo stop and go a capire se c'è effettivamente un nuovo coinvolgimento della Juventus come è stato in calciopoli con un ospite molto particolare. A tra poco. Eccoci qui, tornati in diretta, e allora è per noi qui a Radio Punto Nuovo un grande piacere avere al telefono il dottor Carlo Alemi, ex presidente del Tribunale di Napoli, giudice di lunghissimo corso. Presidente, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei, direttore, buon lavoro. Eccoci, allora tra un attimo sarà con noi anche Umberto Chiariello, ovviamente, che ha voglia di porre qualche domanda al dottor Alemi. Io mi permetto, dottore, di farle una primissima domanda legata ovviamente a questo caso che sta un po' scuotendo, no? Lei è attento osservatore della realtà, è stato anche nella giustizia sportiva, ci sono i due profili, però facciamo... Per la verità sono stato anche arbitro federale. Arbitro federale, ragazzo. Ecco, tra le altre cose, però facciamo così. Diciamo che il calcio l'ho studiato da tutte le sue sfaccettature. E allora io mi taccio subito e la lascio alle amorevoli cure di Umberto Chiariello. Umberto, il dottor Carlo Alemi ti ascolto. Grazie. Ovviamente ho fatto le debite presentazioni del caso, visto... È un gran piacere poter parlare con lei e intervistarla. Però io sono obbligato a farle la domanda che ho detto, l'ho definita la domanda del re nudo, quella che fanno i bambini che, non avendo sovrastrutture, vedono il re senza abiti e dice: ma il re è nudo. E allora la domanda che rende il re nudo è la seguente: ma secondo lei perché la Juventus organizza l'esame d'italiano contattando l'università degli studi stranieri di Perugia a un calciatore di cui sa che la conoscenza della lingua italiana è pari pressoché a zero? La domanda è banale, ma è fondamentale a mio giudizio. Ma anche perché dà per scontate alcune verità che per il momento non sono provate, e cioè che il calciatore non conoscesse alcuna parola. Io so che è così, ma comunque diamo per scontate le verità che non lo sono, che la Juventus fosse al corrente del fatto che allora, parlandoci fuori dai denti, chiaramente non è credibile che la Juventus non sapesse che quel, io tra l'altro definisco animale di giocatore, dopo aver visto diverse scene in passato, i morsi ai avversari e quanto altro, ma sicuramente la Juventus, per attivarsi in questo modo, la società doveva essere al corrente
della scarsa, per non dire della totale ignoranza della lingua italiana da parte dei quali del giocatore. E quindi allora scusi, se sa che questo non lo parla l'italiano, perché gli fissa un esame di B1, cioè un livello intermedio, neanche elementare? E perché forse era sicura del risultato dell'esame. Allora se questo è... lo volevo dire, la Juventus ha disperato bisogno di un centravanti, viste le difficoltà di avere Milik, la partenza di Higuain. Ha preso Morata. A questo punto... ha preso Morata, ma l'ha preso dopo, e Morata non è sicuramente Suarez, come non è Milik, per Morata a tutta giovane sia, che la Juventus se ne è liberata qualche anno fa di Morata, quindi evidentemente non era il suo obiettivo ottimale, il suo obiettivo migliore. Per cui a un certo punto, quando si è resa conto che la trattativa per Dzeko stava fallendo, perché sicuramente credo che oggi come oggi Dzeko è nettamente superiore a Morata, ma quando ha visto la trattativa con Dzeko stava fallendo, ha cercato di pararsi le spalle e ha cercato di ricorrere a una soluzione di C e D per comunque assicurarsi un centravanti, visto che sappiamo tutti che la Juventus in questo momento non ha centravanti. Allora, caro dottore, ecco, sì. Però se stanno così le cose, noi abbiamo imparato, soprattutto io... Però scusa Marco, sì. Io vorrei ribadire che, come un pennarello evidenziatore giallo, no? Quando si sentono le parole importanti, che il dottor Alemi ha detto che la Juventus ha organizzato l'esame perché evidentemente riteneva che... Dottore... l'avessero aiutato a superarlo, chiaramente questa non sono io che sto portando avanti l'istruttoria né sportiva né giudiziaria, per cui chiaramente questa è la mia da quello opinione. Che leggiamo però allora. se leggiamo che c'è l'intercettazione dell'avvocato Forte, che è Forte, scusi, Turco, ho sbagliato nome, Turco, Maria Turco. Dello studio non Chiusano ma Chiappero, chiariamo, perché leggo spesso Chiusano, Chiappero, che notoriamente lo studio che segue la Juventus, che chiama a nome della Juventus e organizza l'esame a Suarez, e questo è un dato di fatto, cioè l'intercettazione l'abbiamo sentita con le nostre orecchie, almeno non interessano quelle intercettazioni in cui qualcuno dice Paratici ha detto, sono prove, sono fonti indirette, non c'è nessuna prova che Paratici abbia detto, perché non c'è la voce di Paratici. Ma quando chiama la Turco, insomma, la Juventus non nega di aver organizzato l'esame di Suarez. Ma io che organizzo a fare l'esame a un camionista che non sa guidare? Me lo spiega? Ecco, ma io solo, come le dicevo prima, lei in realtà sta sostanzialmente confermando quello che ho detto io. Non, ovviamente noi non sappiamo, non abbiamo le carte in mano, però a lunedì logica è evidente ed è indiscutibile che la Juventus ha bisogno di un centravanti, che sta venendo meno Dzeko e che quindi bisogna in qualche modo cercare di accelerare per un centravanti valido all'altezza della società Juventus, e non lo è sicuramente Morata. Io le dico che c'è una teoria che non ha tirato fuori nessuno. Io ho una teoria che non ha tirato fuori nessuno, perché la difesa dei fautori della Juventus o dei filo juventini è fondamentalmente questa. Ma non è vero che la Juventus possa essere coinvolta in questa storia, perché l'avevano già mollato, già era andata su Dzeko. Paratici aveva dichiarato che non avrebbe mai fatto a tempo a prendere il passaporto. Io in giornate addietro avevo detto un'altra cosa, però, che mi sembrava una linea alternativa della Juve. La Juve stava puntando a un giocatore che è sempre sulla bocca di tutti, che si chiama Giroud, che è un centravanti di fascia minore, ma sempre buono per le grandi squadre, perché poi è campione del mondo, è uno che... Anzianotto, che poteva essere lo scaldasedie in attesa di gennaio per far arrivare Suarez.
questo poteva essere, allora, se fosse stata questa l'idea, allora il passaporto sì che aveva un senso, e che non era vero che la Juve l'aveva già mollato, perché poi noi tante cose non le sappiamo. Se la Juve si interessa all'esame di Suarez, pur sapendo che non fa tempo, un motivo ci sarà o non ci sarà, o lo fa per filantropia? Dottore, prego. Ma lei lo sta dicendo, sta dando domande, e la risposta unica che puoi dire da queste domande, e che poi è quello che dicevo io. La Juventus, nel momento in cui vede i problemi per l'arrivo di Dzeko, e non di Giroud, perché Giroud era addirittura l'ipotesi di EF, andiamo avanti, ma sicuramente l'ipotesi principale della Juventus era Dzeko, la Juventus era Dzeko, non ci sono credo dubbi su questo. Quando è venuto meno Dzeko si sono cominciati a muovere, ma voi non mi potete dire noi l'abbiamo abbandonato l'idea, se poi siete l'interesse per Suarez, se poi siete voi stessi che avete organizzato, e questo mi sembra che almeno questo sia indiscusso e indiscutibile, se siete voi che avete organizzato l'esame di Suarez alla giustizia di Perugia. Alla luce dei profili personali che... dell'avvocato, no, non certo. So se anche di Palazzi, su questo non lo so ovviamente. Alla luce dei profili che avete tirato fuori in questa interessante discussione, almeno dal mio punto di vista, dottore, lei con Umberto, mi dice che cosa rischia la Juventus? A me giova solo ricordare in questa discussione che lei è uno dei giudici più importanti che la nostra terra ha mai avuto, uno dei magistrati più importanti che la nostra terra ha mai avuto. Voglio dire, il caso Cirillo è sotto gli occhi di tutti, non è che ne parlo io, però era anche presidente del Tribunale di Napoli nel 2006, all'epoca nel di Calciopoli, offside, no? Nell'inchiesta offside del maggiore all'epoca, sì, Auricchio, dico bene? Esattamente, sì. Diciamo che un ha collaborato col maggiore Auricchio all'epoca. Diciamo che io come presidente del tribunale non ho acquisito direttamente alle indagini, ma ovviamente le ho seguite anche io, ma niente più di tanto, ovviamente non voglio assumermi meriti che non ho. Ma io, ecco, lei prima mi diceva la Juventus che cosa rischia. Io ho letto di una intervista del tifoso della Juventus, nonché studioso di arte, eccetera. Mughini? Come? No. Sgarbi? Sgarbi? No, vabbè, se mi dovesse venire glielo dico. Ho capito chi è, oddio. Ma me lo faccio venire in mente anche io, glielo dico. Comunque ho capito chi è. Aspetta, è stato nostro ospite. Il quale Sgarbi che cosa ha detto? Diceva la Juventus che non ha bisogno, perché tanto che bisogno aveva di Suarez. No, la Juventus è quindi di accelerare. Luca Beatrice. No, Vittorio Sgarbi, io parlo di Vittorio Sgarbi. Ah, Vittorio Sgarbi, ok, perfetto. Proprio Vittorio Sgarbi. E Vittorio Sgarbi ha fatto queste dicendo, ma che bisogno ha la Juventus di accelerare la pratica? Ma se la Juventus si trova in una situazione di organico in cui i posti di extracomunitario sono completamente occupati, è chiaro che ha tutto l'interesse ad accelerare la pratica per fare in modo che possa acquisire anche il cartellino di Suarez. Quindi sono del resto Sgarbi ha sempre detto che lui fa questo tipo di affermazioni perché queste affermazioni si vogliono da lui, e quindi non si meraviglia più di tanto. Ma quindi dal suo punto di vista esistono profili di rischio sportivi e civili e penali per la Juventus? No, io civili e penali non posso dirlo, ma a mio avviso da ex giudice sportivo ci sono tutti gli estremi per un'inchiesta della giustizia sportiva, perché nel momento in cui una società ha coperto i suoi posti di extracomunitario e agisce in modo scorretto per fare acquisire ad un extracomunitario un passaporto e quindi farlo dargli la possibilità di essere di giocare, di comprare, di essere comprato acquistato dalla Juventus, ma questo è comportamento antisportivo, perché è violazione del regolamento.
giudice è questo che a me voglio... sembra evidente, mi spiego. Quindi sotto, ovviamente io ho fatto il giudice per 50 anni e non parlo se non ho le carte davanti, quindi certo, sotto l'aspetto della giustizia civile, della giustizia penale, non mi permetto di parlare, ma sotto quello della giustizia sportiva, e se non è comportamento attivo, antisportivo, questo qual è? Articolo 32,7 e anche articolo 4 del codice di giustizia sportiva e poi violazione articolo 1 lealtà sportiva, chiaramente. Però lei ha citato Vittorio Sgarbi, come commenta il suo tweet: è uno scandalo che Suarez sia stato promosso in italiano senza che sappia coniugare i verbi, più che il calciatore dovrebbe al massimo fare il ministro degli esteri. Vabbè, a questi appunto sono, se non sbaglio lui in questo intervento ha detto anche che il ministro degli esteri non sa parlare neanche in italiano, quindi praticamente dovrebbero togliere il passaporto pure a lui. E ripeto, questo rientra nel personaggio, ma lo dico perché io una volta mi trovai, l'ho incontrato personalmente e glielo dissi che non mi piacevano, lo dico, ma è possibile che lei ha sempre questo tipo di interventi, sempre entra a gamba tesa in ogni situazione? E lui disse: ma da me il pubblico questo vuole. Da me il pubblico questo vuole. Oggi cioè, fa fortuna la giustizia spazzatura, negative parole in televisione e quanto ripeto, sono quello che fa audience. Non solo le trasmissioni serie, le trasmissioni impegnate, e mi permetto di dire le trasmissioni corrette. Oggi sono sempre meno quel tipo di trasmissioni. E Sgarbi quindi in questo tipo di trasmissioni non scorrette ci sguarda. Bene. Cioè, lei mi sta dicendo che il vecchio vizio della Roma imperiale, che il popolo vuole sangue e noi questo, ecco, gli diamo, vabbè, è quello che resta in qualche modo vivo e vero. Una volta voleva il sangue il popolo, forse oggi vuole il fango più di ecco il fango. E ci salutiamo così, è stato davvero un privilegio, dottor Alemi, grazie, la riflessione è bellissima, buon lavoro a voi, grazie, lavoro grazie, grazie sempre, vero. Forza Napoli sempre. grazie al dottor Carlo Alemi, grazie dottore. Io ti ci manderei nel fango, sai dove? A Vulcano. Nel fango a Vulcano. Tu lo sai che la gente là fa i bagni di fango, curativi. Sai che il tuo pelatone esce. Ma bello, lo sai che lui, a Claudio De Vito, non gliene frega niente dei fanghi a Vulcano. Claudio, confermi. Neanche della tua pelata lucida. Ma no? Io penso proprio di no. Claudio. Sì, vabbè, prima del pomeriggio da supereroi magari possiamo parlare di quello che volete. No, vabbè, possiamo parlarne, sì. Poi non ti ci vedo a fare i fanghi. Vabbè, dai, parliamo di cose serie, dai. Sì, però mi ci vedi magari a parlare con Dino Manganiello tra poco della sconfitta dell'Avellino in quella di Meda contro il Renate. Sì, Avellino fuori dalla Coppa Italia al primo colpo, quindi niente sfida contro l'Empoli di Fabiano Parisi, che tra l'altro ieri si è anche presentato ai canali ufficiali del club toscano. Vi proporremo le sue parole. A parte questo, però, c'è l'ira di Braia, che vuole assolutamente che l'organico sia completato e anche in tempi brevi, perché ieri si girava in panchina, aveva due portieri, ecco, e tre calciatori di movimento, ecco, sostanzialmente uno dei quali anche infortunato, Aloy, e quindi insomma deve andare sul mercato, si cerca di stringere i tempi per Luigi Silvestri, difensore del Potenza, c'è una distanza non incolmabile per il cartellino di 20.000 euro, parliamo di 20.000 euro, il calciatore ha già trovato l'accordo con l'Avellino e vuol venire ad Avellino, c'è però la Salernitana che preme. Poi parleremo di sciopero in Serie C, Lega Pro, vedremo come andrà a finire nelle prossime ore. C'è qualche spiraglio e c'è più di uno spiraglio, lo sapete bene, per gli stadi, per la riapertura anche in Lega Pro. Si parla di 1.000 ma anche di 25% della capienza degli impianti sportivi. Attendiamo riscontri dagli organi ufficiali tra oggi e domani, fronte CTS. A tra poco, al pomeriggio superoce, ragazzi. Grazie Claudio. Allora, pochi secondi, stop and go, e ripartiamo con lo speciale Napoli. Tanto mercato per noi. Mo apriamo questo speciale Napoli dando il buon pomeriggio al direttore sportivo, nonché intermediario, Giuseppe Cannella. Ciao Peppe, buongiorno, ben ritrovato direttore. Ciao ragazzi, buon pomeriggio anche a voi. Ciao e allora, Marco. ciao direttore. Umberto, è da un po' di tempo che non lo senti Peppe Cannella, o sbaglio? Sì. Un po' di anni, direi.
Però vedi, il direttore ti segue in TV, lo vedi, ti vuol bene, il direttore ti vuol bene. E allora? Una volta lo beccai per caso a Ponte Cagnano, che si nascondeva in un bar di ristorante con Arturo di Napoli, che se lo voleva portare alla Salernitana. Caspita. Ma quando era più forte di come è arrivato, però. Ecco. Senti, direttore, togliamoci il dente. Facciamo prima, anche perché lo sai già che cosa ti voglio domandare. Sei un intermediario che guarda il calcio europeo a 360 gradi. Il Napoli, lo sanno tutti, sta cercando un centrocampista. Io ti chiedo di presentarci un giocatore che è poco noto al grande pubblico, per ovvi motivi. Gioca in Olanda, nella Z di Alkmaar, che è da sempre una grande fucina di talenti. Questo ragazzo norvegese, classe 93, 27enne, del quale già si parla da un po' in ottica Napoli, si chiama Fredrik Midtso. Spero di averlo pronunciato correttamente nella pronuncia norvegese, che ovviamente non mi appartiene. Sì, è quello. Ecco, Midtso. Allora, ovviamente, specifichiamo che tu stai seguendo questo ragazzo da un po' di tempo. Andi meglio di Suarez. Io parlo meglio il norvegese che Suarez l'italiano. Pensate a come sta messo Suarez, battute a parte. Prima di entrare nel merito per capire un po' come stanno le cose, ce lo descrivi un attimo questo ragazzo e perché potrebbe fare al caso di un club come il Napoli. Prego, direttore. Vabbè, a parte le tue premesse, devo dire che con il gruppo di lavoro del Napoli ci siamo sempre confrontati. Spesso ci vediamo e facciamo un po' un'analisi delle situazioni. Chiaramente, quando tu sai che una squadra ha bisogno di determinate caratteristiche, quello è il nostro lavoro, proponi quello che tu vedi in giro. Prima del lockdown avevo visto questo ragazzo, che poi per deciso di stare in breve ha le caratteristiche di Veretout, no? È un giocatore con più profondità di Veretout, ha una buona dinamicità, ha una buona tecnica che è importante, una grande visione di gioco, ma una grandissima resistenza, che questo gli consente, venendo da questo, di essere presente in quello che è il centrocampo di una squadra importante. Parlando sempre di quelle che possono essere le caratteristiche, uno propone, come all'epoca avevo proposto Samarei del Lille qualche anno fa. Sì, Samarei del Lille, prima che costasse 50 milioni. Samarei del Lille prima che costasse. Sì, perché questo è il nostro lavoro. Poi dopo uno giustifica tutto, devi vedere nel contesto della tua squadra tu chi c'hai, che possibilità hai di far crescere, se nel ruolo sai che qualcuno ti consiglia un grande giocatore ma non puoi schierarlo, per cui devi venire incontro anche a queste esigenze. Tornando al norvegese, qualche mese fa, diciamo verso maggio-giugno, uno propone quelle che sono le situazioni. Poi dopo che possa arrivare al Napoli o possa arrivare vestito qualche altro, non lo so, perché oggi il calcio è un po' difficile. Questo è un fior di giocatore, è un calciatore che, ripeto, per farla in breve, ha le stesse caratteristiche di Veretout, a mio parere. Anche più conclusione dal limite, no, più forte poi è sempre il campo che lo decidi, il campionato che fai, certo. E questo ti dà la dimensione, però è un nazionale. Due domande. Innanzitutto, come l'hai pescato, quanto tempo lo segui, se lo segui da quando stai in Olanda o già da prima? Secondo, ma se è così forte come dici, come mai a 27 anni nessun club di un certo spessore lo ha preso? Allora, la prima, sono anni che il mercato italiano offre quello che offre, non hai tanta possibilità economica, quindi persone come me hanno spostato la loro conoscenza tra i Paesi Bassi e la Francia, perché sono nazioni che hanno importato molto e sono alla terza generazione di razze diverse, per cui si aggiunge la fisicità, in generale parlo io, la fisicità che viene da un altro paese con l'occidentalizzazione, che è importante, no? Per cui vai a caccia di questi giocatori che economicamente non debbano costare come possono costare gli spagnoli, gli inglesi o i tedeschi, quindi aguzzi la vista sotto questo aspetto. È un calciatore in un ruolo importante dove raggiungi una certa maturità sia tattica che fisica intorno a quell'età. Hai ragione quando mi fai quella domanda. Se fosse nato già con quelle caratteristiche che ha oggi,
a 21-22 anni avevano una squadra di primo livello sia inglese che spagnolo-tedesca. Certo. È chiaro che un giocatore di 27 anni non costa 50-60 milioni e tu vai a casa di quelli che poi con la maturità raggiungono quell'equilibrio. Non è un calciatore che ti sposta gli equilibri, ma di sicura presenza in un centrocampo importante te lo trovi. Non so se vi ricordate alla Roma dell'82, c'era un... Quindi è maturato tardi, è maturato. Sì, perché ci sono dei giocatori che raggiungono quella concretezza e quella, come dire, affidabilità in quella fascia di età. È studiato che tra centrocampisti e attaccanti, se non sei un fuoriclasse, si è sempre saputo 26-28 anni è il momento migliore della carriera del centrocampista, tra i 26-28. Senti direttore, siamo da sempre, tu, dagli anni 70 che lo sappiamo. Vedete, tu è un 93. Sì, sì, stiamo parlando di un pari età, di un pari età. Senti direttore, possiamo dire... La differenza economica notevole, sì. Ecco, possiamo dire che Mizzo è ancora ad oggi nella lista degli uomini che il Napoli sta seguendo, che esistono diversi... Mizzo o Vesino? Beh, per caratteristiche per me è più Mizzo, per come ce l'ha descritto il direttore. Vesino per me è più di inserimento e basta, non so come la vedi direttore, cioè per me Vesino è una copia di quello Vesino, che nel Napoli già c'è. Marco, no, non è così. Vesino è un calciatore che ha fatto la sua gavetta, arrivò alla Fiorentina giovanissimo, uno di quelli che ha perso moltissimo, che aveva la maturità di adesso già 22-23 anni. Dalla Fiorentina andò in prestito a Cagliari, che è un grandissimo campionato, ha fatto la stessa cosa a Empoli, dove Sarri gli ha dato un grande insieme a Baldifiori e allo stesso Zielinski in mano al centrocampo. Però è un calciatore che negli ultimi anni molto molto affidabile, tant'è che è arrivato all'Inter che doveva riconquistare i vertici in Italia, non è stato molto fortunato negli infortuni, nella continuità, forse pure perché all'Inter erano un po' affollati in quel ruolo, però è un calciatore un po' diverso, un po' più fisico, è più strutturato, fa della sua sia concretezza tattica che agilità fisica la sua qualità migliore, e c'è una vecchia regola che dice che ogni giorno di inattività agonistica ne corrispondono 3 di recupero. Andare a vedere le ultime partite quando le ha fatte Vesino, non so che utilità può avere nell'immediato. Dico una cosa scontata se dico che dovete aspettarlo. Beh, però tutto ciò nasce in una condizione di mercato, amici miei, che non c'è, perché quando una squadra è costretta a fare le liste a giocatori nessuno, però chi non ha le liste piene deve prendere, aspetta che tu glielo regali, quindi è tutto subordinato a quelle che sono le uscite e agli eventuali investimenti. Non è semplice spiegare queste cose, ma purtroppo esistono dei modi in calcio, e quindi se tu vai a prendere un calciatore che insieme a un'altra società cerchi di rilanciare e magari ti pagano anche qualcosa di ingaggio, può essere uno della rosa, ecco. Provo a metterti in difficoltà. Gennaro Gattuso lo conosci da molto tempo, io e te ci conosciamo, io ho la fortuna di conoscerti da tanti anni, da Gattuso lo conosci ancora da prima. Ha dato un parere l'area tecnica sul ragazzo, è gradito all'area tecnica, ha portato Gattuso a Salerno, ecco. Chi portò Gattuso a Salerno? Direttore, chi portò Gattuso a Salerno? Peppino Pavone, ecco. Peppino Pavone, che è uno dei più grandi competenti talent scout che esistono, diciamo, nella storia del calcio. Però lavoravamo insieme, nel senso io mi ricordavo l'avete portato insieme a Gattuso, ma io dico sempre la verità, perché poi chi dice la bugia la dice a se stesso. Io ho fatto una grande coppia con quest'uomo che mi ha costruito nella conoscenza degli atleti, poi magari avevo più, come dire, un ruolo societario, ero più efficace nel trattare le condizioni con le altre società. Peppino era un po' più burbero, era legato al suo lavoro, però eravamo una coppia incredibile, litigavamo anche. Gattuso è stata una sua intuizione, perché mentre io seguivo la squadra andavo in giro, poi mi ha educato anche a me andare in giro, lui andava a vedere tutte le primavere e si era innamorato di questo ragazzo al Perugia, perché giocava nella primavera del Perugia, per cui poi dopo io ho avuto la fortuna di averla a Salerno. E così gli arrivarono a Salerno Frisi e Tosto? E così gli arrivarono a Salerno Frisi e Tosto?
che erano due ragazzi di primavera del Foggia e della Fiorentina. Sì, 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 e noi andavamo a cazzo di quei giocatori lì, è arrivato Chimenti, è arrivato Di Vai, è arrivato Di Michele, è arrivato Breda, era un altro calcio, noi abbiamo portato Song in Italia, avevamo preso Anderson, Vega, però è storia, il buon Mazinga, comunque, era un altro calcio, adesso dobbiamo parlare di quello che la gente vuole sapere, quello che accade domani, non quello che è successo ieri. E che accade domani? Il Napoli lo prende Mizzo? Mi stavi rispondendo sulla questione se piace a Gattuso oppure no? Ma io questo non lo so, perché io rispetto i ruoli, non posso parlare poi ultimamente, non è che lo sento spesso, Rino, perché tra quello che è successo in estate giocando sempre, il ritiro, lui è uno che vive a 360 gradi tutto ciò che lo circonda, so perché conosco anche i membri della sua famiglia, quindi lui è innamorato di quello che fa, per cui è un uomo di vecchi principi, rispetta tanto con chi lavora, e per cui io faccio i passaggi giusti. A mia conoscenza, il calciatore ha delle qualità che possono sposarsi con quelle del Napoli. Poi da qui a dire, a me non ha detto niente nessuno. Parlavamo delle qualità e io gli ho risposto. Mm. Quindi è un affare che potrebbe. Quanto vale? Prego, non ho sentito. Quanto vale? Quanto vale? Ti chiede Umberto. Quanto vale? Ma in quel tipo di mercato è sempre la società che lo richiede, che fa il prezzo, però non credo che possa oscillare tra i 7 e i 10 milioni in questo giocatore, cioè, ma è un mio parere. Un affare assolutamente fattibile. Beh, vedremo nelle prossime ore se questo calciatore che piace al Napoli può diventare effettivamente un calciatore del Napoli, anche fammi perché. Fammi chiedere un'altra cosa. Vai, e poi lo salutiamo, vai. Capitato nel tuo scovare talenti di vedere giocare Karbovnik, il terzino polacco che viene spesso associato al mercato del Napoli? No, perché nell'ultimo anno è difficile spostarsi, io sono un vecchio stampo, sono uno di quelli che se non vede dal vivo non mi cacciano, io guardo i filmati, tutto ciò che ti può presentare la nuova tecnologia senza fare pubblicità ai mezzi, no, che possiamo dire white scout, white scout ce l'abbiamo tutti, dai, sono due che li fanno, io sono cresciuto con Burnic, veramente, che mi spiegavano come vedere un giocatore da quale prospettiva vedere sul campo, perché anche nei movimenti degli altri tu capisci la bravura di un singolo, e per cui non ho avuto la possibilità di vederlo dal vivo, per non ti posso dare un giudizio. Quindi i calciatori, oltre che scremati con questa tecnologia, poi l'hanno visti. Noi quando prendevamo giocatori a più di 10 miliardi mandavamo una persona nostra per 10 giorni a seguire la vita, le frequentazioni, perché tu compravi un'azienda, quando spendi 10, 12, 15, certo, 20 milioni di euro, chiaro. Compri un'azienda. E Osimhen l'hai visto? Osimhen l'hai visto? Osimhen, io seguivo il Lille, quindi segnalando i vari prodotti del Lille ho avuto modo di anche vedere Osimhen. Ricordo che è un grandissimo giocatore, ha grandi qualità, ha sofferenza, è un po' diverso dagli attaccanti che c'erano prima. Insomma, è un giocatore che può sempre, nella sua qualità migliore, la velocità e la rapidità, essere determinante. Certo. Ma non sarà mai un Van Basten, non va disputa, non so se quando c'è. Però oggi il mercato offre questo. E speriamo che questo ragazzo, con la sua volontà, con la sua qualità, riesca tutto a portare. Chiaro. Va bene? Direttore, grazie, un abbraccio. Grazie a voi, grazie, buon lavoro a tutti. Grazie di cuore, grazie a Giuseppe Cannella, intermediario dell'affare che potrebbe portare Frederik Mizzo, centrocampista del quale da un po' ormai si parla, in maglia azzurra. Io confesso il peccato. Di la verità, Mizzo l'hai visto giocare a Cavalleggeri a Ostia, forse. Smetti, proviamo ad andare da collega Filippo Biafra. Gli hai messo la parrucca, gli hai messo. Ma che dici? Gioca nella Z di Alkmaar. Grande club la Z di Alkmaar. A tanti giocatori. La Z di Alkmaar è quello che ha lanciato l'ala dell'Ajax, che l'Ajax ha preso Ziyech. Boh, tu parli olandese come il suo Alex parli italiano. Ma dai! Dai! Tu devi allora, tu ti apri poco al mondo. Sei poco aperto, devi essere più aperto, Chiarillo. Devi essere più aperto. Ah, io mi ricordo quando ero ragazzo, l'università degli stranieri di Perugia era molto ambito, che sei tutto bello e voglione, però io ti posso dire.
Ma sono ricordi di adolescenza, ormai belli andati. Ma come? Ricordi belli che era come andare, era come andare a mensa all'orientale, tu mica andavi per mangiare, perché sei un movimento, capito? Io guardo la faccia di Alessandro Montano alla parola stevo movimento, all'espressione stevo movimento di Umberto Chiariello. Montano è un bravo ragazzo, non è come te. Voi volete che alla mia età, non mi fanno caldo, non più di niente di nessuno, io mi metto a fare il politicamente corretto, no, e non uso quella meravigliosa lingua che è il napoletano. Ma perché a 30 anni facevi... Te lo dicono come... ero correttissimo, a 30 anni ero proprio che il persone proprio insopportabile, tutto correttino, perfettino, per carità, non mi cambierei con allora. Che noia. Non mi cambierei con allora. Sì che no, infatti mi sono annoiato talmente di me stesso che mi sono cambiato. No, comunque ti mando a quel paese come fanno a Nocera. Come fanno? Ma va a Rondinucella. Va bene, perfetto. Allora, pochi secondi, rondiamo le noccioline e torniamo in diretta. Buone le noccioline. Bisogna fare i complimenti al Cagliari che oggi farà firmare il contratto a Diego Godin. Dai, comunque è un bel acquisto per il Cagliari, Diego Godin, non male, Umberto. No, un acquisto. Credo che la nazionale dell'Inps si stia rafforzando. Scusa, ma per te un giocatore quando è che finisce? Cioè Godin per te è un giocatore finito? Sì. Agli spiccioli, agli spiccioli. Però Godin è dell'86, Mertens è dell'87. Ti verrebbe da dire che Mertens è un giocatore finito? Ci sono 10 anni luce tra i due. Tu dici? Io ho visto Godin giocare quest'anno. È un calcio. Allora, c'è un discorso di fondo. Tu vedi, vanno a farli così, ma sei, come si vede che sei guagliona? No, ma io ti provoco, lo faccio apposta. Devi sapere, io ti provoco. Tutto ciò che bisognava sapere sul calcio si è saputo negli anni 70. Quando al cielo è apparsa la rivoluzione Ajax che ha cambiato il mondo, è come Aristotele in filosofia, così è l'Ajax del calcio. Tutto ciò che è arrivato fino ad Aristotele è innovazione, dopo Aristotele è solo un déjà vu e un ripasso. Quindi le grandi verità degli anni 70 sono le grandi verità anche di oggi. Non mi dite sciocchezze, che il calcio è cambiato, solo numeri e chiacchiere. Allora, e si è sempre saputo che i muscolari hanno una vita calcistica inferiore ai calciatori brevilinei e tecnici. Gianni Rivera, se avesse voluto, avrebbe giocato fino a 50 anni. Totti ha giocato fino a 40 anni. Godin, che fa della forza fisica la sua grandezza, è stato un grandissimo difensore. È evidente che ora si arrangia con l'esperienza, ma non ha più la qualità che poteva avere qualche anno fa in termini di reattività, velocità, perché i muscoli si usurano, gli infortuni aumentano, se no non ci sarebbe. Allora, a 40 anni l'uomo è giovane, a 40 anni l'uomo è nel pieno delle sue forze ancora, ma è chiaro che il rendimento atletico e fisico di un quarantenne è nettamente diverso da uno che ha 24-25 anni, perché ci sta un'usura e un invecchiamento delle fibre. È come una macchina elettronica che la tieni per 10 anni, dice, ma quella funzionava, si è rotta. È certo, perché gli elettroliti hanno una vita che è un decennio, dopo un decennio non ti garantiscono più il loro rendimento. Quindi un Godin è più facile che finisca prima di un Mertens, che invece è un calciatore con una diversa struttura fisica, con una diversa qualità tecnica e che quindi ha una vita nettamente superiore da un punto di vista sportivo. Guarda caso, il mercato, chi lo sta facendo? Tutti i centravanti dell'87, Benzema 87, Higuain 87, Cavani 87, Suarez 87, sono tutti 87, allora, Messi 87, Amsic 87. Sì, allora fammi sentire che cosa ne pensa di questa tua riflessione, un grande opinionista, anche un ottimo tecnico come Claudio Onofri. Ciao Claudio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Ha ragione Umberto Chiariello, cioè i muscolari... La sua sapienza tattica, Onofri potrebbe giocare ancora oggi, perché tanti difensori di oggi sono ciucci. È così, Claudio? Sì,
sono un po' oltre i 40 anni, ma insomma mi potrei dar da fare. Ma no, sono pienamente d'accordo, in effetti è proprio l'aspetto muscolare che deteriora ovviamente le eventuali prestazioni. Vi chiedo però come Zanetti ha fatto a giocare fino a tarda età sotto questo punto di vista, ma giusto per capire. Era un fenomeno fisicamente, ma la morfologia era diversa rispetto ai vari godini. È uno scattista. Esatto. Claudio, prego. No, volevo sostenere quello che appunto sentivo, perché in effetti, ma poi insomma adesso cioè, l'attualità, guardiamo in faccia quello che sta succedendo. Ma Mertens, ragazzi, è un giocatore che sembra che ci abbia 24 anni, come si muove, l'intelligenza che ha, non gliela puoi togliere con l'età, anzi si arricchisce addirittura. Adesso poi vedremo un attimino, perché stavo leggendo anche sul Corriere dello Sport l'eventuale ritorno iniziale contro il Genoa come esterno, ecco, lì magari ci vuole una tempra, diciamo, magari diversa, anche se ovviamente lo è una fesseria che... perché è una fesseria. Com'è? È una fesseria, sì. Perché Mertens, sai che cosa succede? Poi te lo dico già, questo diventerà un titolo prima o poi. Ho questa qualità ogni tanto di anticipare i tempi. Si è inventata la famosa frase spagnola, il falso 9, ok? Sì. Che poi si sono inventati l'acqua calda, perché tu sai meglio di me che il grande centravanti maggiaro del 54, Idecutti, è stato il grande falso 9, era il famoso centravanti di manovra. Poi è arrivato Di Stefano, poi è arrivato Cruyff, poi è arrivato Totti, tutti falsi 9 cosiddetti, ma in realtà trequartisti, per meglio dire centravanti di manovra. Però Mertens inventerà una nuova declaratoria, il falso 7. Sì. Perché lui non giocherà 7. Lui giocherà a ridosso della punta, campo, partendo da destra, esatto. Però non giocherà mai sulla fascia, mai. I moduli sono scritti sulla grafica, non dicono assolutamente niente rispetto a quello che poi succederà in campo, perché sono i movimenti all'interno dell'organizzazione voluta dall'allenatore che danno sempre poi l'esito finale, e quindi sono pienamente d'accordo anche su questo. Ecco, però dico, il Napoli visto a Parma nel secondo tempo con Mertens lì dietro a Osimhen e due esterni di grande qualità come Lozano e Insigne, a me affascina molto questo modo moltissimo di se ci metti un bel mediano lì in mezzo, però se ci metti ecco ma non tanto perché, lo ripeto, perché ne sono convinto, poi magari sbagliando, non tanto perché Fabian Ruiz e Zielinski non abbiano la possibilità di poter svolgere quel tipo di lavoro, perché hanno fisico, hanno passo, ma perché probabilmente rubi loro, diciamo così, alcune caratteristiche che sono importantissime nel loro bagaglio personale, quello dell'inserimento, quello del tiro in porta e tante situazioni che convergono, diciamo, nella fase offensiva. Giocando con due solamente centrocampisti centrali li devi tenere un po' più distanti, diciamo così, rispetto proprio alla fase offensiva. Ma questo è un dettaglio, a mio avviso, perché ripeto, sono problemi che secondo me vorrebbero avere un sacco di squadre. Allora Claudio, se posso 30 secondi o un brevissimo stop and go, poi parliamo anche di Napoli-Genoa, che è la partita di domenica. 30 secondi e ripartiamo da Claudio Onofri. Il Genoa in questo momento è primo in classifica. Sì, è vero, si è giocata una sola partita, però che bella prova contro il Crotone, che ha mostrato delle lacune difensive piuttosto evidenti. Però comunque il Genoa ha dimostrato sotto la gestione Maran di aver avuto un bello sprint iniziale, Claudio. Sì, questo mi fa rientrare in un ricordo ormai super datato, perché nell'anno nostro, purtroppo, dove avvenne poi questa retrocessione, alla sesta di campionato giocammo a Napoli, pareggiammo 1-1 e poi si retrocesse. Quindi voglio dire, per la cabola io non toccherei questo argomento. Direi, ma al di là di no. Al di là di questo, no, devo dire che c'è stata veramente una grande sorpresa, evidentemente avvalorata
dalla poca consistenza del Crotone, che onestamente deve assolutamente cercare di definire un mercato fino a quando ce ne sarà tempo, appunto, per innalzare il quorum, diciamo così, di una squadra che ha veramente dimostrato lacune importanti da tutte le parti del campo. Però dicevamo appunto del Genoa, ecco, allora Maran viene qui e ha sempre utilizzato, diciamo, la difesa a 4, se non in qualche occasione da qualche parte, però al Chievo, però al Cagliari, al Varese, eccetera, e si pone il problema immediatamente, visto il mercato che era difficoltoso in quel momento, di operare appunto con questo 3-5-2. Nelle prime uscite, che tra l'altro ho commentato, diciamo così, contro il Carpi, contro la Carrarese, onestamente si sono visti dei grandi problemi. Poi all'improvviso, come succede qualche volta nel calcio, si vede una squadra preparata fisicamente, da un punto di vista delle intenzioni di pressing alto, e con un mercato che ha portato giocatori che magari potevano essere considerati insicuri da un certo punto di vista, parlo di Bader, parlo di Zappacosta, lo stesso Zajc, perché non erano in gran spolvero al momento, e che però come dimensione e come livello appartengono, cioè, sicuramente appunto a un livello superiore al Genoa attuale degli ultimi 2 o 3 anni, e soprattutto poi invece il risveglio abbastanza sorprendente di Mattia Destro, perché al di là del gol si è visto un giocatore diverso, con una capacità di attaccare gli spazi, di difendere la palla. Il primo gol con un cross magnifico di Ghiglione è stato però semplicissimo farlo, perché lui ha attaccato veramente quella zona di campo nell'area di rigore con uno scatto poderoso, e quindi ecco che il Genoa si propone. Se poi adesso vedremo, perché qui il nome è eclatante in tanti sensi, devo dire la verità, per l'attacco sembra che Balotelli sia in arrivo, ma arriva, cioè, dai, lo sai. Insomma, ci sono molte probabilità, non c'è ancora l'ufficialità, ma comunque Mino Raiola si è adoperato anche per quanto riguarda il discorso di questo mercato del Genoa, ecco, vorrebbe anche finire alla grande con l'inserimento di Mario Balotelli, appunto. E allora lì è chiaro che se Balotelli essendo città di mare, improvvisamente i si possono buttare, sì va bene. Dai. come? Ma c'è quella famosa, essendo città di mare Genova, Mario Balotelli si trova a suo agio, il gioco dei motorini lo può ripetere, insomma, a Napoli invece. Sì. No, la speranza è solamente che metta da parte gol. No, la speranza è che metta da parte veramente una carriera che è stata nettamente inferiore rispetto a è stata la più grande delusione degli ultimi 10 anni. Esatto. Però in un ambiente che è complicato e difficile allo stesso tempo al momento, ma in generale, diciamo così, come quello del Genoa, ma che poi diventa veramente un elemento aggiunto, diciamo un valore aggiunto, se le cose dovessero andare bene inizialmente, ecco che potrebbe ricaricarsi, diciamo così, una situazione che magari non gli è mai appartenuta in carriera, e allora a questo punto il Genoa potrebbe veramente pensare a qualche cosina di più di una sterile salvezza, diciamo così, che già in questo momento sarebbe comunque un qualcosa di importante, perché negli ultimi 2 stagioni di però non sentite dire da Cellino quando negli ultimi 15 minuti, insomma. E quindi mi aspetto una bella partita, ecco, effettivamente, vedendo il Napoli ovviamente favorito perché gioca in casa, perché è più forte, però contro una squadra che potrebbe creargli anche qualche problema, insomma. Claudio, un'ultima, ma Goran Pandev è infinito? All'interno di questo contesto genovano, come si chiama? Non si chiama, ma io lo sono nominato anni fa quando stavo a Napoli. Che era croce e delizia perché aveva dei numeri pazzeschi e poi andava in letargo 89 minuti su 90. Io lo chiamavo il Bradipo. Il Bradipo? Il Bradipo. Sì, sì. Ed era come Boskov, quello che andava in tana d'inverno e si svegliava a primavera.
perché aveva 6-7 mesi. Io ti posso azzardare che il 75-80%, forse anche l'85% dei giocatori della Serie A non ha la tecnica di Pandev, Claudio? Sì, Pandev, sì, come colpi, cioè è un bradipo con un piede, mamma mia, è un bradipo con un piede sinistro da fuori classe, sì. Non c'è niente da fare. Poi qui adesso ha trovato veramente una sua dimensione importante, perché la gente gli vuole bene, perché lo sente come il Palazzo, ne vogliamo parlare del Palazzo Genovano, che a Bologna continua a essere un'istituzione. Quello è un altro. Non ho capito, scusa. Palazzo, di Palazzo. Palazzo, Palazzo. Ah, vabbè. Il Trenza, diciamo così, anche lì è stato un percorso magari reso negativo dal fatto che poi, prendendo la società, questo tipo di giocatori come Benito, come Palazzo appunto, eccetera, che poi dopo stavano però un anno e mezzo, due anni al massimo, e poi se ne andavano. Ma nel momento in cui li vedevi, veramente c'era da rimarcare uno scouting eccezionale, perché ricordiamoci bene che tutti questi giocatori, che sono lo stesso Thiago Motta, non erano così in una fase di grande successo nelle loro carriere, ecco. E quindi ci voleva intuizione, però certo ci voleva un'intuizione abbastanza facilitata, perché se li vedevi giocare dicevi questi insomma sono di una... Però il più grande attacco genovano della storia rimane Aguilera Scolari. Aguilera, l'ho sentito ieri il Pato, l'altro ieri, che era il suo compleanno, 56 anni, l'ho sentito, l'ho chiamato, e guarda, un personaggio, a parte le sue stranezze, tutto, adesso andiamo però veramente giocatore era, e come mamma, giocatore per me giocatore veramente che era Aguilera. Sui social ho messo il più forte giocatore che ho visto giocare con quella maglia, perché quando l'abbiamo visto arrivare con quel fisico da 0-0, veramente, cioè proprio piccolino, se poteva guardare, onestamente glielo dico sempre, Pato, mamma mia, però aveva una visione di gioco, una tecnica, appena gli arrivava la palla, e poi con quell'altro che se la buttavi alta in area di rigore, o di in rovesciata, o di testa, eccetera, Thomas, insomma, certo, quella è stata una coppia straordinaria, assolutamente. Dammi un giudizio, se tu devi scegliere come coppia Aguilera Scuravi o Galderisi Erker, chi prendi? Quelli hanno vinto uno scudetto, Non ho capito gli ultimi due, scusate. Galderisi e Galderisi Erker, che hanno vinto uno scudetto. Sì, chi? Thomas e Aguilera, quindi complimenti a Bagnoli, complimenti a tutti quanti, ma insomma voglio dire, come livello, mi scusino i due di cui stiamo parlando, ma Thomas e Pato erano veramente di... non dico di un'altra categoria, perché sarebbe offensivo, però per me sono stati due attaccanti. Oltretutto l'alchimia che rappresentavano in campo, perché erano estremamente diversi, non solamente dal punto di vista fisico, ma proprio come caratteristiche, e quindi combaciavano a pieno i fondamentali di entrambi, e allora vedevi delle cose straordinarie in qualsiasi modo, insomma, per cui certo. Dico Pato e Thomas. Claudio, per chiudere, conoscendo quelle Osimhen, osservatore di calcio internazionale a 360 gradi, lo conoscevi immagino già da tempo, Victor Osimhen, Claudio? Sì, l'ho visto giocare a Lille tante volte, ne abbiamo parlato spesso, ma è un 98 così, non so quanti ce n'è in giro, parliamoci chiaro, perché questo è un ragazzo giovane ancora, ma l'abbiamo visto appena entrato a Parma, ma al di là dell'incidenza che ha avuto nei gol, ma proprio ti dà la possibilità di svariare tutti i concetti di gioco, diciamo così, perché gliela puoi mettere dal fondo e lui salta, oppure è in acrobazia bravo, attacca la profondità, palla al piede e senza, ti dà veramente una completezza di situazioni, che poi viene arricchita ovviamente dai piedi dei vari Mertens, Lozano, ecco perché, oltretutto di Lozano, mi sembra in grande ripresa, no? Assolutamente, assolutamente. Io ho una
un amore particolare per questo giocatore, perché avendolo conosciuto dai tempi del Pachuca l'ho seguito, no? Poi è andato in Olanda, eccetera. E la stagione scorsa sono rimasto anch'io un po' deluso, no? Dal suo rendimento, però ci sono tante situazioni che convergono purtroppo non solamente in tanti giocatori. Comunque io sono sicuro di una cosa. Quale? Che se Onofri fosse ancora in campo, per la sua capacità di leggere le azioni, il tocco bello, testa alta, ma era lento. Claudio, eri lento uno, in campo. Uno come Osimhen sarebbe stata per lui una tragedia da marcare. Claudio, è così. Una tragedia sarebbe stata marcare Osimhen. Ma sì, chi mi voleva bene diceva. Cioè, chi mi voleva male diceva che ero bravo ma ero lento. Chi mi voleva bene invece diceva è lento però è bravo. E quindi cioè, erano le stesse cose. Ecco, io dico così, lento ma bravo. grazie. Claudio, grazie. Sempre, un abbraccio, ciao. Grande, Claudio. Ciao. Onofri, allora, pochi secondi di pausa, poi Edito Napoli e poi chiediamo a Guido Clemente di San Luca che cosa ne pensa del caso Suarez, perché ci sembra doveroso farlo. Stop and go e ripartiamo. Parola subito ad Umberto Chiariello per le sue riflessioni sugli azzurri. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Napoli che sta ormai andando dritto verso la pista Tottenham, dove Milik si suicida letteralmente vedendosi un altro campionato dalla panchina. C'è uno che lascia Napoli perché non riesce a diventare titolare, per poi andare a fare la riserva del giocatore più titolare di tutta l'Inghilterra, Harry Kane. Contento lui, contenti tutti, soprattutto le casse del Napoli, che deve salvare un bene dal valore dei 25-30 milioni di euro, perché pare che al Tottenham non si facciano sconti, 25 più bonus. Vedremo se la cosa andrà in porto, tifiamo affinché accada. D'altra parte però c'è la vicenda Koulibaly che tiene in ansia tutti. Se Koulibaly esce, il Napoli con chi lo sostituirà? Non sembra di aver sentito nomi all'altezza, perché certo il greco 32enne gratis Papastathopoulos non fa sognare i tifosi, tantomeno il giovane Senesi, che però pare abbia talento sicuro, tutto da dimostrare. Il Napoli però incontra il Genoa, e con quale sistema di gioco, e con quali principi di gioco, e con quali uomini in campo? Come ha detto Nofri poco fa, se la sinfonia è dettata da Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen, e il Napoli sa supportare questi quattro uomini, c'è da divertirsi. E allora speriamo in una conversione, una folgorazione sulla via di Damasco del duo Fabian Zielinski, che sono l'eterna incompiuta di questo Napoli, nel saper trovare improvvisamente un'amalgama. Il bello di questo Napoli è che è fondato nell'asse portante sulle strane coppie. Quali sono le strane coppie? Manolas, Koulibaly, Fabian e Zielinski, Ospina, Meret tra i pali, perché si torna all'avvicendamento incredibile, che io trovo una cosa assolutamente deleteria per i portieri e per tutti. E in avanti le strane coppie che diventano le strane quadriglie, perché alla fine potrebbero giocare tutti insieme appassionatamente. Vedremo il Genoa cosa saprà opporre, se i quattro riusciranno a giocare insieme. Professor Guido Clemente di San Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Hola, chico. Hola. Habla español. Habla español, profesor. Ma perché state facendo questa farsa? Non lo so. Non ho seguito nulla in mattinata, mi è sfuggito qualcosa. No, semplicemente il caso Suarez. Hai preso il B1 di croato? No, di greco, il B1 di greco. Ma il greco lui c'ha, secondo me, B1, B2, B3, c'ha tutto di greco lui. No. Il greco, allora, secondo me, non mi chiamate, a esprimere opinioni su cose delle quali non si sa nulla. Io capisco qual è l'ansia giornalistica. Perché l'esame è pezzottato, Guido, l'esame è pezzottato, questo si sa. Sì, certo. E che c'è? Che l'esame è pezzottato, e che c'entra questo? Il problema. Come che c'entra? Immagino che a noi il problema
diciamo, che interessi venga risolto. Il e non ti fa un poco senso che arriva sto straniero famoso, viene qua e si piglia l'esame come niente fosse? Ma Umberto, ma sfondiamo una porta aperta. Io sono un convinto sostenitore dello Ius Soli, figurati se mi posso mettere a discutere l'assoluta vergogna di una cosa di questo genere. Ma il punto non è questo, ripeto, adesso a noi come tifosi che cosa può interessare? Può interessare che sia coinvolto in questa vicenda che è vergognosa la Juventus. Ora, se la Juventus è coinvolta è un ragionamento, se no no, ma io non mi esprimo su questo. Allora Guido, faccio pure a te la stessa domanda, no, ti devi esprimere, ma che fai, il pesce in barile all'improvviso? Fermati un momento, la domanda che ti faccio è quella che ho fatto a tutti: ma se io ho bisogno di un camionista, che te lo porto a fare di corsa l'esame di patente se so che non sai guidare? Se la Juventus sa e lo sa che Suarez non parla l'italiano, perché gli organizza in fretta e furia l'esame di italiano? A questa domanda che mi rispondi? Con te, Umberto, questa è una cosa che è eticamente riprovevole, ma l'etica juventina non è mai stata in discussione, no? Il problema non è l'etica, il problema è l'eventuale commissione di un reato. Allora, se sono certamente sotto il profilo etico sono coinvolto. Su questo aspettiamo. Vabbè, sotto il punto di vista della giustizia sportiva mi sembra indubitabile il coinvolgimento della Juventus, Guido. Bisognerà vedere se articolo 32,7 codice di giustizia sportiva. Sì, ho capito. E siamo sicuri che la fattispecie si è realizzata? Quello è il punto, in concreto. Leggi la norma che stai citando. Come allora, dice? te la leggo subito, datemi solo il tempo di andare a metterla nel modo giusto. Allora, eccoci qui. Ci siamo. Allora. Vabbè, questo è il codice di giustizia sportiva, datemi ancora un secondo. Eccoci qui, ci siamo. Fatto. Allora, che cosa recita l'articolo 32 nel suo comma 7? La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i dirigenti, tesserati, soci e non soci, di cui all'articolo 2,2, che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di falsa cittadinanza o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle società. Vabbè, è inutile che continui. Allora il punto sia sempre là. Questa è una fattispecie astratta. È possibile, risulta dimostrato in concreto anche davanti alla giustizia sportiva, che non richiede le stesse prove della giustizia penale ordinaria, ma che il fatto sia stato compiuto? Nel momento in cui viene compiuto subirà la sanzione, altrimenti fino a che questo non accade e noi non vedremo le carte, noi non ci possiamo esprimere se non sul piano etico. Ma io non ho più sul piano etico che mi dici sul piano etico? Non ho più fiato per esprimermi negativamente sul piano etico. Chi continua a dispetto di tutto va dicendo che dovevamo dare la cittadinanza a Suarez senza neanche fargli l'esame? Non ho capito. Cruciani dice che noi dovevamo dare la cittadinanza a Suarez per solo fatto che ha una moglie di origini italiane senza manco fare l'esame. Chi lo dice questo? Cruciani. Vabbè, ma di che cosa parliamo? A proposito di questo, pare che quella vicenda della nostra querela non sia affatto, pare, ho sentito dire, ma, insomma, è una cosa sulla quale ci sta tornando, quella che facemmo, però me l'hai ricordato tu, e quindi probabilmente la questione non si è definitivamente risolta in istruttoria come avevo temuto a suo tempo, come avevamo temuto a suo tempo, ma non so bene i dettagli. Ma questo per dirti, visto che hai richiamato il suo nominato, io non mi confronto con quello, già l'abbiamo detto mille volte, non ho nessuna intenzione di confrontare con persone di questo tipo che si esprimono in questo. Dicessero che ognuno è libero di dire quello che vuole, fin tanto che rimane entro i limiti del codice penale, e esprime la sua opinione. Io ritengo che questi comportamenti siano eticamente riprovevoli e non si può non esprimere un giudizio di questo genere per chi esprime rispetto alla partecipazione sportiva un unico concetto: non partecipo per gusto di confrontarmi, ma solo ed esclusivamente per vincere. Uno che dice questo
per me è eticamente riprovevole, e lo è a maggior ragione, e secondo me per certi aspetti anche giuridicamente, se continua ad esporre come scudetti vinti, scudetti che la giustizia ha dimostrato non dovesse avere. Quindi quel 38 piazzato lì sull'Allianz Stadium per te che cosa significa? È sicuramente eticamente riprovevole, se poi lo è anche giuridicamente lo dovrebbe decidere la giustizia sportiva, ancora una volta, visto che e perché non decide? E perché non? Se è stata la giustizia sportiva a togliere quegli scudetti, perché la giustizia? Non mi farai mai dire cose che non voglio dire. Io ti dico semplicemente che è riprovevole e che trovo illegittimo che facciano quello. Chi è deputato a rinvenire l'illegittimità, se lo fa bene, se non lo fa, è una sua questione. Ti prego, da te mi aspetto chiarezza, perlomeno per il fatto che tu sono chiarissimo, insegni realmente ai giovani e lo fai con passione. La chiarezza di cui ti chiedo è la seguente: io sono diventato un tormentone, qualcuno dice che io ormai mi sono fissato, è questa: io perché porto a fare l'esame d'italiano a uno che palesemente non lo parla? Perché? Qual è la risposta? Perché sono uno che eticamente non ha scrupoli, va bene? E io continuo a ripetere ai miei studenti, continuo ad insegnare che per essere un buon giurista bisogna avere la capacità di tenere sempre distinto il piano etico da quello giuridico, benché si interagiscano fra loro sempre, ma se uno ragiona deve tenere separati i due piani, altrimenti finiamo nello stato etico. Allora io ripeto, questa cosa è eticamente, a mio avviso, riprovevole. Nessuno mi può far credere che la Juventus non avesse in qualche misura un coinvolgimento in questa vicenda. Che questo coinvolgimento abbia un risvolto penale, però, è tutto da dimostrare in sede competente, e che lo abbia in sede di giustizia sportiva. Sono convinto che penalmente non c'è nulla di in questo momento di rilevante, questo l'ho detto al primo momento. Anche ma adesso ho sentito un attimo fa il telegiornale della 7 o della 3, no, non mi ricordo, che sembra che stia emergendo un coinvolgimento di Paratici, così ho sentito al telegiornale. Oddio, l'hanno scritto sì, stamattina. Però per via in diretta. Paratici l'ha telefonata di ringraziamento per come è andato l'esame al rettore dell'università per stranieri di Perugia, l'ha fatta. Qua non è un'intercettazione. L'ha detto lui. Non è un'intervista, è una nota che ha diramato lo stesso rettore dell'università per stranieri di Perugia. Non diciamo castronerie, cazzarola. Che cosa? Che è successo? Ma anche tu fai questa confusione. Università per stranieri? No, stai dicendo una cretinata. Perché? Oliviero è il rettore dell'università di Perugia. Umberto, dell'università di Perugia, quella normale, rettore donna, Oliviero, scusami un attimo Guido, Oliviero spiega che stanno facendo tutti confusione tra l'università di Perugia e l'università per stranieri. Oliviero ha avuto una telefonata per fare l'esame sull'istituto Suarez e lui ha detto: guardate, non siamo noi, dovete rivolgervi all'università per stranieri, e si è fatto da tramite presso l'università per stranieri. Devo chiudere. Paratici poi ha ringraziato. Perfetto. Guido, a chiudere 15 secondi. Il rettore della statale ha fatto una cosa in più, non si è limitato a dire chiamate, ha messo in contatto la Juventus con il rettore dell'università per stranieri, dopodiché si è fermato lì. Benissimo, perfetto. Quindi è legittimo che si possa fare. È evidente, Guido, che torneremo a parlarne anche di questo caso. Io non posso far altro che ringraziarti. Volevo coinvolgerti sull'intersociale che riparte, ma non ho più tempo per farlo. Guido, grazie. Lo facciamo. Un abbraccio a voi. Grazie a Guido Clemente di San Luca. Umberto, come un solo uomo ti salutiamo. Stat book. Ecco, meraviglioso. Grazie ad Umberto Chiarello. Allora, siamo ai titoli di coda di questa trasmissione. A me non resta che ricordarvi che tra qualche secondo partirà la meravigliosa Elisa, ovviamente con il suo pomeriggio di musica e di energia. Alle 16 torna il GR sportivo, ovviamente con tutta l'informazione sportiva regionale, quindi su tutti i club della Campania, professionisti. E poi ovviamente noi torniamo domani alle 13 puntuali, quando ci sarà un'altra tappa d'avvicinamento a tutti i club per tutti i club di Serie A a questa seconda giornata di campionato. Ovviamente tanto e non potremo non parlare dei casi Stadi e Suarez. Ci risentiamo domani alle 13. Ciao a tutti.